Ciao a tutti, siamo alla Rochelle a bordo del nuovo NIL 52, nominato per l'European Yacht of the Year 2024. È un progetto totalmente nuovo, non è semplicemente un restyling del vecchio 51 che aveva vinto l'European qualche anno fa in Performance Cruiser, ma una barca totalmente nuova, è cambiato il progetto, è passato da Joubert Nivelle allo studio di Marc Lombard. Ecco, stiamo navigando intorno ai 6-7 nodi di velocità e come vedete lo scafo sopravvento già si solleva dall'acqua. Il NIL 52 è un piano velivolo importante con randa square top, albero di alluminio e un grande Genoa. Sulla tuga ci sono diversi pannelli solari che aiutano alla gestione energetica di bordo. La timoneria è accessibile da due punti, dal camminamento laterale e dal pozzetto attraverso questa scala. Una configurazione che sicuramente aiuta la circolazione e la libertà dei movimenti a bordo. Il timoniere ha tutto sotto controllo con i suoi tre winch elettrici, strumentazione B&G, qui stiamo navigando intorno ai 7 nodi. Si passa poi sul fly, che è attrezzato con un bel divano a L, un prendisole, poi si vede, ecco, la rotaia del Genoa e altri pannelli solari. Tre plancette con scala di risalita, ecco lo scafo si vede pure da qui quanto è sollevato. Questa è una zona un po' tecnica, con, diciamo, si raccolgono tutte le code delle scotte, delle cime drizze qui. Molta attenzione alla sicurezza, c'è un corrimano ovunque. Ecco, adesso abbiamo virato e siamo ora a sinistra. Qui abbiamo i tre winch, tutto materiale Antal, anche gli stopper, mentre l'elettronica è B&G. Ecco, siamo sopra sui 7 nodi di velocità, 7 e mezzo, adesso arriveremo a 8 con 12 nodi di vento. La vista sulle vele è un po' ostacolata da qui, dal Bimini, dall'Arcona, dalla Sportus, per vedere meglio le ruba, niente di problematico. Adesso siamo anche un po' troppo larghi. Ok, adesso vediamo.
I'm talking. Woohoo! Veloce, bravi. Abbiamo tolto il Genoa, abbiamo messo il Genaker, 160 metri quadri e continuiamo a correre, ci sono 14, 15, delle volte 16 nodi e la nostra velocità è tra gli 8 e i 9 nodi, ma guardate che c'è laggiù, l'Imoca 60 Metcock che vola, incredibile. Ecco, 9 nodi e 2 con 14 nodi di vento. Ecco, adesso vi portiamo a bordo del 1052, cominciando dalla cabina armatoriale, che è uno dei punti di forza di questo trimarano, perché è sul ponte principale. Quindi con un'aria e una vista maggiori rispetto alle soluzioni dentro gli scafi. E da qui si accede alla zona, diciamo, ufficio e guardaroba. C'è tantissimo spazio. È uno scafo interamente a disposizione dell'armatore. Tavolo da carteggio. Qui si passa al bagno. Box doccia. E zona lavanderia con lavatrice, cassettoni. Qui si apre la famosa zona del cock room, si apre tutto e si uniscono pozzetto e salone. Adesso c'è chiaramente un po' di confusione a bordo. Cucina frontale, qui è la camera dell'armatore. Oggi il tempo alla Rochelle non è un granché, però c'è un po' di vento. Zona carteggio, scafo di sinistra, altra cabina matrimoniale. Con il suo bagno. Ecco, le porte non si aprono proprio tantissimo. E questa è gemella a quell'altra dell'armatore, però ovviamente qui non c'è la lavatrice. Ma la barca non è finita qui, perché al centro dello scafo centrale, vedete, siamo proprio in corrispondenza dello scafo centrale, c'è un'altra cabina matrimoniale con un letto ancora più grande. Chiaramente qui siamo un po' incassati, siamo sotto lo scafo centrale, infatti qua c'è l'oblò di sicurezza, si vede lo scafo laterale, qui il martelletto per aprire, per sfondare in caso di emergenza. Qui c'è il suo bagno, che è in comune con un'altra cabina. Qui siamo proprio a prua, estrema prua, con due letti singoli a murata.